Ma io ho descritto i numeri dell'Abruzzo, sia considerando l'Abruzzo dentro le sue mura, sia considerando l'Abruzzo rispetto al mondo, le risorse finanziarie anche destinate alla trazione di investimenti, le nuove procedure, la nuova normativa nazionale e regionale. Le ho detto che noi siamo pronti per diventare una piattaforma per nuovi insediamenti imprenditoriali di livello internazionale e anche mondiale. Presso l'ambasciata incontreremo una serie di operatori economici, sia il sottoscritto che il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, il presidente della Calabria, il presidente del Piemonte, del Veneto e della Toscana, anche perché il sottoscritto col presidente Bonaccini e il presidente Oliverio siamo componenti della cabina di regia nazionale per gli investimenti nazionali ed internazionali. Lui è apparso molto interessato, l'ambasciatore, e sappiate, come ormai è dato storico, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia è un vero e proprio operatore anche di attrazione di investimenti e di mobilitazione di nuova economia. La visita che arriva in una giornata particolare, noi la vogliamo fare nella città dell'Aquila, che si prepara a commemorare il 7° anniversario del sisma. Lei all'insediamento aveva promesso un maggiore protagonismo della regione, è possibile già un primo bilancio sulle attività svolte dall'ente per il terremoto dell'Aquila e per la sua ricostruzione, non solo fisica ma anche per la regione? Noi intanto dobbiamo mettere in evidenza due dati che io non mi stanco mai di evidenziare. Ogni anno all'Aquila e nelle realtà del cratere si danno luogo a circa 980-970 milioni di euro l'anno per SAL destinati alle attività di ricostruzione. Abbiamo 6 miliardi di euro per quanto riguarda la copertura finanziaria tra la competenza e la cassa destinata alla ricostruzione, abbiamo le risorse anche per riattivare i circuiti economici e anche la creatività culturale. Adesso si tratta soltanto di accendere luci sui grandi risultati che la comunità aquilana ha potuto conseguire. Risorse necessarie, ma continueremo a lavorarci. Io personalmente mi sto dedicando anche ad un potenziamento infrastrutturale al servizio dell'Aquila. Penso alla cura del ferro, l'Aquila Pescara, e anche alla cura della gomma attraverso la statale 17. Noi faremo in modo che sarà più facile arrivare all'Aquila e più facile investire all'Aquila. Porteremo avanti anche un programma importante di riqualificazione di beni pubblici, a partire da Palazzo Centi, ma non solo, tutto ciò che è della regione presto sarà oggetto di contrattualistica e anche di cantieri che genereranno ripristino della originaria bellezza. C'è ancora da lavorare, ma siamo pronti.